Dall'Ara per Bologna Udinese, Daniele Fortuna. E buon pomeriggio anche da Stefano Bugané, che si occupa dell'assistenza tecnica. L'Udinese ha soltanto vinto nel mese di dicembre 4 successi, nessuna squadra ha fatto bene come lei nel campionato di Serie A, ma il Bologna è in buona forma e con una vittoria raggiungerebbe il record di punti in un girone d'andata con le 20 squadre in Serie A. Di Francesco, recuperato a 2 mesi dall'infortunio, torna in campo dal primo minuto. Dall'altra parte Maxi Lopez vince il ballottaggio in attacco con De Paul. Le formazioni: Mirante in porta per il Bologna, la difesa Mbaye, Gonzalez, Lander e Masina, a centrocampo i tre Donzà, Pulgar e Nogi, Di Francesco destro e Verdi in attacco. L'Udinese con Bizzarri in porta, linea difensiva a 3, Strigger, Larsen, Danilo e Samir, Widmer, Barak, Berami, Jankto e Adnan a centrocampo, davanti Lasagna e Maxi Lopez. L'arbitro è Gavillucci. Pomeriggio freddo ma assolato a Bologna, 20.000 spettatori, circa 500 tifosi arrivano da Udine. Studio. È il terzo 0-0, c'è stata la partenza sprint da parte della Bologna che dopo un minuto ha sfiorato il gol all'iniziativa sulla sinistra di Federico Di Francesco. Il cross sul secondo palo, arriva Verdi da pochi passi, tira in porta ma c'è la deviazione provvidenziale in calcio d'angolo con la schiena di Jankto e dunque il Bologna sfiora subito il gol. Adesso la formazione di Donadoni controlla un pallone nella propria metà campo con qualche difficoltà, Gonzales costretto a rilanciare, regala un fallo laterale all'Udinese. Quarto minuto, Bologna 0, Udinese 0. Genova. Due reti per la squadra di Lopez. Il Bologna è in vantaggio, ti chiedo scusa, al 27esimo un tiro di Verdi deviato però nella porta di Bizzarri da un giocatore dell'Udinese, gol o autorete lo chiariremo dopo. E intanto però Bologna 1 Udinese 0 al 28esimo, di nuovo Bergamo. 28esimo dunque, il Bologna è passato in vantaggio, un tiro di Verdi probabilmente non sarebbe finito in porta senza la deviazione decisiva da parte di Danilo. L'intenzione dell'attaccante comunque era quella di tirare verso la porta difesa da Bizzarri, il pallone si è impennato e ha scavalcato il portiere dell'Udinese. Udinese dunque sfortunata, ma il Bologna è in vantaggio per 1-0 quando siamo arrivati al 29esimo. La risposta subito della formazione allenata da Oddo, un fallo laterale con il pallone che arriva a Barak, il colpo di testa, poi si lotta al limite dell'area di rigore, sulla destra c'è Widmer, prova a rientrare con il piede sinistro, a mettere un pallone in mezzo, recupera il Bologna. 29esimo, Bologna 1 Udinese 0. Genova. Attenzione a Roma, c'è il pareggio dell'Udinese con Widmer al 38esimo, Bologna 1 Udinese 1, Olimpico di nuovo. È arrivato dunque il pareggio dell'Udinese e adesso siamo sull'1-1 quando entriamo nel 40esimo minuto del primo tempo. La complicità però della difesa del Bologna su un cross dalla sinistra di Adnan, dall'altra parte sul secondo palo c'era Widmer completamente solo a pochi metri dalla porta, ha avuto anche la possibilità di mirare, colpo di testa, il pallone è terminato prima sul palo e poi è entrato in porta con Mirante. A guardare, 40esimo, Bologna 1 Udinese 1, Genova. Lo stesso Di Francesco incita il proprio... Lasagna per il vantaggio dell'Udinese al terzo minuto, Bologna 1 Udinese 2, Olimpico. Cediamo la linea a Bologna dove l'Udinese ha segnato il gol del vantaggio. A te la linea, Fortuna. Grazie, conduce ora per 2-1 quando siamo arrivati al quinto minuto. È entrato nell'Udinese De Paul dall'inizio della ripresa al posto di Maxi Lopez e la squadra di Oddo è cambiata il gol, ma attenzione perché attacca ancora l'Udinese sempre con Lasagna che va a sbattere contro Elander. Lo svedese della Bologna conquista un calcio di punizione, De Paul subito protagonista, un tocco delizioso, l'assist per il gol del 2-1 di Lasagna, il suo settimo gol in campionato. Azione tutta di prima dalla sinistra, il primo tocco di Adnan, poi Jankto per De Paul, l'esterno destro del giocatore argentino, in mezzo all'area arriva Lasagna e infila il portiere del Bologna Mirante. È il sesto minuto, Bologna 1 Udinese 2, Genova. 12esimo, 2-1 per l'Udinese, Udinese vicina al terzo gol. Un minuto fa ancora un lancio perfetto di De Paul per Lasagna, l'appoggio per Barak, il tiro rasoterra in porta, anche abbastanza angolato, e il miracolo di Mirante a respingere il pallone. Due ammoniti nell'Udinese, Berami e Strigger Larsen nel Bologna, la mossa di Donadoni per cercare di arrivare al pareggio, fuori Nogi, dentro Palacio. È il 13esimo, Bologna 1 Udinese 2, Genova.
19esimo Bologna 1 Udinese 2, partita divertente, adesso attacca anche il Bologna. Al 16esimo Samir davanti alla porta ha salvato su destro, lo ha anticipato su una cross che arrivava dalla sinistra di Mesina. Benevento in vantaggio con coda al 19esimo minuto della ripresa, Benevento 1 Chievo 0. E la Bologna ancora in attacco, una cross di Verdi, destro in sospensione di testa, il pallone termina sul fondo, forse aveva anche commesso fallo l'attaccante del Bologna che adesso va a chiarirsi con l'arbitro. A proposito di attaccanti, quello di Lasagna è stato il quinto gol in 5 partite di seguito, una striscia del genere all'Udinese non si vedeva dal 2010 e l'attaccante in quel caso era Totò Di Natale. 20esimo Bologna 1 Udinese 2 Genova. 32esimo 2-1 per l'Udinese, ma ha appena sfiorato il pareggio il Bologna con destro ed è stato bravissimo in uscita ad opporsi Bizzarri. L'Udinese che ora può partire, Bizzarri era stato bravo sempre su destro su un rasoterra dell'attaccante del Bologna un paio di minuti fa, aveva parato in due tempi Lasagna di tacco per De Paul, l'argentino deve tornare indietro, c'è Fofana, c'è anche un giocatore dell'Udinese a terra dolorante, è Yankto, l'ultimo cambio nel Bologna, è uscito Di Francesco, è entrato Falletti, è il 33esimo Bologna 1 Udinese 2 Genova. Un minuto alla fine del recupero, 2-1 per l'Udinese con il Bologna che attacca e un minuto fa è andato su un calcio di punizione di Verdi ad attaccare anche Mirante, ha colpito il pallone di testa. Scusa fortuna, è finita la partita dello Stadio Olimpico di Torino, fra i fischi del pubblico, Torino 0 Genoa 0, a te la linea. E qui forse ci sarà l'ultima occasione per il Bologna, un calcio d'angolo dalla sinistra, parlavamo del colpo di testa di Mirante, è andato lui nel mucchio a colpire, ha toccato il pallone però troppo centrale, ancora una volta però Mirante va nell'area piccola, salta Fofana, allontana il pallone, non c'è nessuno in porta del Bologna, fischia alla fine però l'arbitro, l'Udinese ha vinto per 2-1 qui al Dall'Ara, quinta vittoria di fila per la formazione allenata da Massimo Oddo. Studio. La quinta vittoria consecutiva dell'Udinese in casa del Bologna, Daniele Fortuna. Gran momento, sì, gran momento dell'Udinese, classifica sempre più interessante per la squadra allenata da Massimo Oddo, 2-1 sul Bologna, primo tempo in equilibrio, l'autogol di Danilo al 28esimo su tiro di Verdi, poi il pareggio di Widmer al 38esimo, poi nella ripresa l'ingresso di De Paul, cambia tutto, in pochi minuti l'Udinese trova il gol vincente, il gol decisivo su un'azione meravigliosa, tutta di prima, arriva la rete di Lasagna, poi l'Udinese si limita ad attaccare in contropiede ed è sempre molto pericolosa, attacca con generosità il Bologna ma non trova il gol del pareggio. Bologna 1 Udinese 2. Studio.